Ok, oggi vediamo una parte importante dell'algebra di quest'anno, che è quella che va sotto il nome di scomposizione in fattori. Sicuramente è un'attività che avete già visto nell'ambito che abbiamo già visto nell'ambito dell'aritmetica, cioè quando lavoriamo con le grandezze note, cioè con i numeri. Per i numeri, scomporre in fattori significa esprimere un numero, se possibile, come prodotto di fattori primi. 15 posso scomporlo come 3 per 5. Ok? Se ho 3 per 5 moltiplico. Lavoro in questo senso, scomporre in fattori significa lavorare in questo senso, cioè partire dal prodotto e determinare quali sono i fattori che portano a quel prodotto. D'accordo? La stessa cosa facciamo in algebra. Cioè col calcolo letterale. Un esempio semplice. Immaginate di avere 4x per parentesi 2y, che ne so, meno 3x. Dobbiamo fare il prodotto. Cosa otteniamo? Facciamo 4x per 2y che fa 8xy, poi più per meno che fa meno 3 per 4, 12x alla seconda. Ok? Fino adesso abbiamo imparato a fare il lavoro in questo senso. Adesso vediamo come farlo in questo senso. Questo si chiama scomposizione in fattori. Ci sono domande? Focalizziamoci un attimo su questo esempio perché spero che vi aiuti e che vi faccia da guida. Immaginiamo di avere l'espressione 8xy meno 12x alla seconda. E abbiamo il compito di vedere se riusciamo a scomporre questo in fattori, cioè esprimerlo come il prodotto tra due espressioni diverse. Ok? La prima cosa che facciamo qual è? Contiamo quanti termini da quanti termini è formata questa espressione. Qui ci sono due monomi. Due binomio. E mi chiedo, hanno qualcosa in comune? Qualcosa un po' troppo vago, qualche termine, qualche fattore, meglio. Tecnicamente questo significa chiedersi qual è il loro MCD. Hanno un massimo comune divisore? Allora, 8 e 12, quindi cerchiamo il loro MCD. CD. 8 e 12, 8 posso scriverlo come 2 alla terza, 12 come 2 alla seconda per 3. Il loro MCD è 2 alla seconda che è 4. Vi ricordo che i fattori comuni con l'esponente più basso. Poi hanno in comune x. L'esponente più basso è x, quindi l'MCD è 4x. Quindi posso scrivere questa espressione mettendo in evidenza la parte che hanno in comune. Qual è la parte che hanno in comune? È il loro MCD, il loro massimo comune divisore.
Quindi scrivo, fatemi scrivere ancora una volta, 8xy meno 12x alla seconda uguale a che cosa? Qui davanti metto l'MCD, cioè la parte comune che è 4x, per, apro una parentesi, il primo termine come lo ottengo? Beh, devo prendere il primo monomio, lo divido per l'MCD e il risultato lo metto al primo termine, nella parentesi. Quindi ho 8 diviso 4 che fa 2, x diviso x che va via, e poi rimane y. E la stessa cosa faccio anche col secondo termine. Prendo il secondo, lo divido per l'MCD e metto il risultato al secondo posto nella parentesi. Meno diviso più fa meno, 12 diviso 4 fa 3, x alla seconda diviso x fa x. Ecco che ho scomposto il mio binomio in fattori. Questa tecnica si chiama, che è la prima tecnica che utilizziamo per scomporre i polinomi in fattori, si chiama raccoglimento. Totale, sottolineo il totale, a fattore comune. Chi mi dice se ho fatto un raccoglimento totale corretto oppure no? Basta osservare la parentesi e mi chiedo qual è, fatemi scrivere in blu, qual è l'MCD di questi due termini? Hanno fattori in comune 2y e 3x? Il loro MCD è 1, quindi ho operato bene. Se per esempio avessi raccolto a fattore comune solo il 4, qui avrei avuto 8y e 12x e l'MCD sarebbe stato 4. Non uno. E c'è una domanda, dimmi. Sì, Bisogna sempre mettere gli altri due termini tra parentesi. certo, perché questo moltiplica tutto. Quindi prima si mette l'MCD e poi si mette tra Esattamente. parentesi. È tutto chiaro? Questo ovviamente lo applico anche se ho non solo un binomio, ma un trinomio, un polinomio, qualsiasi termine. Raccoglimento totale a fattore comune significa di tutti i monomi che ho a disposizione, cerco l'MCD e lo metto in evidenza. Si chiama totale perché coinvolge tutti i termini dell'espressione. Facciamo un altro esempio. Abbiamo 18x alla seconda y più 12x. Qual è l'MCD? Dobbiamo scomporre i fattori. Qual è l'MCD di questi due monomi? E 12 che quale hanno, quali fattori hanno in comune? Sono entrambi divisibili per 2, non basta. L'MCD significa il massimo comune divisore, non il minimo. Il massimo comune divisore tra 18 e 12 è 6. E poi x alla seconda y e x che cosa hanno in comune? Solo x. Fattori comuni con l'esponente più basso. Per parentesi, 18 diviso 6 fa 3, x alla seconda diviso x fa x e y diviso 1 fa y.
poi ho 12 diviso 6 che fa 2, x diviso x fa 1, quindi non metto niente. Adesso che ho osservato nella parentesi, 3xy e 2 non hanno fattori comuni. Questi hanno l'MCD S6x, mentre questi hanno MCD che è 1. Un'altra cosa che posso fare per controllare che abbia scritto una cosa corretta è fare il prodotto, cioè moltiplicare 6x per questa parentesi, devo ottenere questa. Se ottengo un valore diverso ho sbagliato. Ok? Vediamo un altro esempio. No, no, quelli provare a casa. Devo fare questo adesso. Proviamo un altro esercizio. Vediamo se troviamo qualcosa sul libro. Allora. Vediamo per esempio. Immaginate questo, 4x alla terza meno 12x alla seconda più 6x. Dobbiamo scomporre i fattori. Qual è l'MCD di questi tre monomi? Quattro, dodici e sei hanno massimo comune divisore. No, tre non è divisore di 4. 2. Poi abbiamo x alla terza, x alla seconda è x. Il massimo comune divisore è x. Quindi raccogliamo il fattore 2x. Quindi qui scriveremo 2x uguale 2x per parentesi. Divido 4x alla terza diviso 2x, quindi 4 diviso 2 fa 2, x alla terza diviso x fa x alla seconda. Ma in questo caso non dovrebbe essere 2 alla seconda. Prego? L'MCD non dovrebbe essere 2 alla seconda. 2 alla seconda non è divisore di 6. Quindi poi c'è 12 di, più diviso meno che fa meno, 12 diviso 2 che fa 6, x alla seconda diviso x che fa x. E infine più 6 diviso più 2 fa più 3, x diviso x fa 1, non lo metto. Adesso se osservate, dentro la parentesi ho tutti i termini, ho un trinomio privo di fattori comuni. Cioè 2x alla seconda, 6x e 3 non hanno fattori comuni, cioè hanno MCD che vale 1. Okay? Perché 2 è divisore del primo e del secondo, ma non del terzo. X è divisore del primo e del secondo, ma non del terzo. 3 è divisore del secondo e del terzo, ma non del primo. Ok? Bene. Proviamone un altro. 18, questo esercizio, facciamo questo, x alla 2n meno x alla n. Torno un attimo indietro, vi è chiaro questo? Quello di prima? Quindi ripeto, 4x alla terza meno 12x alla seconda più 6x si scompone in 2x per 2x alla seconda meno 6x più 3.
scomponiamo in fattore x alla 2n meno x alla n. Qui non abbiamo parti numeriche, ci occupiamo solo della parte letterale. Qual è l'MCD tra x alla 2n e x alla n? X alla n. Per parentesi, x alla 2n diviso x alla n fa x alla n. E poi meno x alla n diviso x alla n che fa 1. E l'esercizio è finito. Domande? Quindi, ripeto, abbiamo detto che prendiamo l'MCD dei due, che è x alla n, che va messo in questa posizione, dopodiché ciascun monomio viene diviso, quindi con la posizione per questo, e il risultato viene messo in questa posizione. E così via. E così idem per il secondo. Certo. Ci sono dubbi sulla procedura, voglio dire? Okay. Vediamo se facciamo ancora un esempio. Vediamo questo. A elevato alla quindicesima meno A alla decima più A alla quinta. Come si scompone questo trinomio? Anche qui abbiamo solo parti letterali. Qual è il massimo comune divisore tra A alla 15, A alla 10 e A alla 5? Fattori comuni con l'esponente più basso è A alla 5. Per parentesi, A alla 15 diviso A alla 5 fa A alla 10. Meno A alla 10 diviso A alla 5, A alla quinta, A alla quinta diviso A alla quinta, 1. Ok? Attenzione! Che succede se abbiamo, fatemi fare per esempio questo, un quarto A alla quinta meno un mezzo A alla terza meno A alla seconda. Che succede, voglio dire, se abbiamo uno o più monomi che hanno coefficienti numerici che sono delle frazioni. Abbiamo un quarto e un mezzo. Dimmi? Non ho capito. Ma normalmente con i numeri l'MCD si parla solo di numeri interi, le frazioni non hanno MCD. Si può fare una scelta possibile, è ignorare i coefficienti numerici. Oppure un'altra è, che è quella che propone il libro, è quella di dire, beh, qui abbiamo un quarto, un mezzo e uno. Okay. Se posso riscrivere i vari termini, i vari monomi in questo modo,
Un quarto alla quinta posso interpretarlo come alla quinta diviso 4. Un mezzo alla terza è alla terza diviso 2. E poi ho meno alla seconda diviso 1. Qui posso fare in modo di avere una frazione sola, facendo il minimo comune multiplo dei denominatori, che è 4. Quindi avrei alla quinta meno 2 alla terza meno 4 alla seconda. E poi faccio il raccoglimento, la scomposizione, ripeto, del numeratore. Quindi alla quinta meno 2 alla terza meno 4 alla seconda hanno in comune l'MCD e alla seconda. Io sempre 4, e quindi mi rimane alla quinta diviso alla seconda, che fa A alla terza, ok? Poi meno 2A come secondo termine, e l'ultimo termine è meno 4. Questo equivale a dire un quarto A alla seconda per A alla terza meno 2A meno 4. Quindi se ho delle frazioni, okay, posso prendere come termine comune anche la frazione che ha come denominatore il minimo comune multiplo di tutti i denominatori. Qui posso mettere, questa frazione è 3MCM tra 4, 2 e 1. Come parte, come coefficiente numerico, e poi invece alla seconda invece è l'MCD delle parti letterali, e poi agire di conseguenza. Quindi una volta che io metto qua davanti un quarto alla seconda, devo fare ciascuno di questi termini diviso quello che ho qui davanti per trovare quello che sta nella parentesi. Oppure, se preferite, fate, anche se è un po' più lungo, scrivete prima in questo modo. Ok? Vediamo un altro esempio. Vediamo se riusciamo a fare ancora un esempio. Mi dite di questo. Per esempio, vediamo, ecco qui. Un sesto. X alla terza, y alla seconda, meno 5 terzi, x, y alla terza. Quindi qui abbiamo due coefficienti numerici che sono delle frazioni. Quindi qui posso prendere una frazione che ha 1 fratto il minimo comune multiplo, che è 6, tra 6 e 3 è 6. E poi la parte letterale sarà l'MCD delle parti letterali, quindi avrò x e y alla seconda. Quindi adesso devo dividere questo monomio, il primo diviso questo risultato va qui. Prego? Non ho capito il fatto di un testo. Non ho capito La frazione ha come denominatore il minimo comune multiplo dei denominatori. Il minimo comune multiplo tra 6 e 3 è 6. E sopra lasciamo 1, perché qui ho 1 e qui ho 5, okay, che è quello che farei se dovessi sommare tutte le frazioni. Un sesto diviso un sesto fa 1, x alla terza diviso x fa x alla seconda, y alla seconda diviso y alla seconda fa 1, lascio così. Poi ho meno. Poi ho 5 terzi diviso un sesto. Quanto fa 5 terzi diviso un sesto? È come dire 5 sesti e 5 terzi per 6, cioè 10. X diviso x fa 1, y alla terza diviso y alla seconda fa y. Provate a fare il prodotto
e vedete che ottenete il binomio di partenza. E qui possiamo fare anche questo diviso questo. Ci sono domande? Possiamo farne un altro. Per esempio, vediamo questo. 2/3 x alla seconda meno 1/2 x alla sesta. Qui abbiamo tra 3 e 2 il minimo comune multiplo qual è? No, 6. Un sesto, quindi x alla seconda, x alla sesta, l'MCD. X alla seconda per, se devo dividere, 2/3 diviso 6, un sesto, che fa 2/3 per 6, che viene 4. X alla seconda diviso x alla seconda fa 1, poi ho meno diviso più che fa meno, 1/2 diviso un sesto, è 1/2 per 6, che fa 3, x alla sesta diviso x alla seconda, che fa x alla quarta. Ok? Ci sono domande? Dimmi. In un sesto, come se l'abbiamo trovato con l'insieme, Sì. come un mancare se c'è sempre uno Sì. o Conviene fare uno, sì. Domande? Allora, attenzione. Proviamo anche questo. No, scusate. Che succede se ho questa espressione? Adesso vi mostro. Se dovessi scomporre in fattori questa, la ve la leggo, 3a per parentesi a più b meno x per parentesi a più b. Qui, ok, l'ultima cosa da fare è fare il prodotto. Devo scomporre in fattori, qui ho due termini, questo e questo, che hanno una parte in comune che non è un monomio, ma è un binomio. La parte comune è questa. Questa è identica. Quindi qui raccolgo non un monomio, ma raccolgo la parte comune che è A più B. Quindi la scrivo davanti. In questo caso l'MCD non è più un monomio, ma è un binomio, nessun problema. Quindi qui la parte comune è A più B per parentesi. Se da questa parte tolgo la parte comune perché qui l'ho già messa, mi rimane 3A. Se dal secondo termine, che è meno x per a più b, tolgo a più b, mi rimane meno x. E ho finito. Quindi, in un'espressione,
posso avere termini comuni che non sono semplici monomi, potrebbero essere dei binomi o anche più. Metto in evidenza, per raccogliere il fattore comune totale, metto in evidenza davanti la parte comune a tutti i termini, che potrebbe anche non essere un binomio, un monomio, ma un binomio. D'accordo? Facciamo ancora un ultimo esempio. Vediamo. Qui questo per esempio. X per y più z meno 2 y più z. In questo caso la parte comune è y più z. La scrivo all'inizio, poi per parentesi, dal primo termine mi rimane x, dal secondo meno 2. Rimane questo. Ci sono domande? Se non ci sono domande, per oggi ci fermiamo qui.